Dottor Variati, la chiamo dottore perché io vorrei far sentirla oggi sia come sindaco di Vicenza che anche come presidente della provincia di Vicenza. Ah, beh, va Così bene. almeno, siccome i discorsi riguardano un po' tutto il territorio, non Ok. riguardo quelli che Non vorrei sapevo che affrontare il dottore potesse unire sindaco a presidente. Però è cosa una più cosa generica? simpatica, è una Signor cosa simpatica. Variati, signor Variati, Meglio ecco, ancora. esatto. Partiamo da una. Generalmente i punti delle situazioni si fanno a fine anno, però. Ormai il mondo corre veloce, siamo a Pasqua e facciamo un altro punto, quindi partiamo un po' dai trasporti. Io sto per partire per Roma, mi tocca andare da Vicenza a Padova in pullman per poi raggiungere la stazione di Padova e prendere il treno per arrivare a Roma. Dici, ma cosa interessa questo? Ecco, ma a che punto siamo con un sistema di collegamento veloce? Se può farci un punto al di là delle cose che già conosciamo. Secondo E me. scusi, completo, sia un quadro completo, TAV-TAC, collegamenti tra le stazioni eventuali, usi plurale, poi mi dirà lei, sistema di comunicazione su ruote, su gomma, FTV, fuso ormai con AIM mobilità e la tangenziale. Si può fare proprio un quadro del sistema di comunicazione che lei ha in testa. Secondo me siamo vicini alle decisioni che la città dovrà prendere. Riguardanti il passaggio dell'alta capacità, più che alta velocità, per Vicenza. Nel senso che è in corso una conferenza di servizi preliminare, poi ci sarà la valutazione di impatto ambientale, sul fatto che i treni di alta velocità arriveranno, alta capacità, arriveranno fino alle porte di Vicenza. Questo esclude tutta una serie di altre ipotesi che si erano fatte nel passato, a sud dei Berici, a nord dei Berici, in montagna, al mare. Ecco, È un punto è un fermo. punto fermo. Due, la città discuterà dopo Pasqua su quale soluzione di fermata sarà migliore rispetto alle ipotesi che io stesso avevo lanciato ad RFI quest'estate. Ci sarà una comparazione seria, è arrivata e io mi porterò le carte perché non le ho ancora visionate con me nei prossimi giorni di vacanza e le studierò bene e le presenterò alla città subito dopo. E tutti, attraverso il sito del comune, potranno verificare e discutere. Il passaggio su Vicenza è una cosa che non c'entra niente con l'intermodalità. Ma figuriamoci, è uno degli elementi più importanti della nuova intermodalità, che vuol dire trasporto pubblico su ferro, i treni di alta capacità, i treni dell'SFMR, cioè del sistema locale, il trasporto pubblico extraurbano, dove dovrà fermare. Dove ci sarà la futura stazione di ferrovie Tranvie Vicentine, oggi SVT, il trasporto pubblico urbano, con una richiesta specifica del passaggio della cosiddetta dorsale, diciamo, Vicenza Fiera fino a Vicenza Aree Commerciali ad est, da trasporto su gomma come è attuale, a trasporto elettrico via filobus con le interconnessioni. E ancora la tangenziale, l'inizio della tangenziale di Vicenza verso ovest, che è la variante alla 46, in fase di aggiudicazione a Roma, dopo tanti anni, e dall'altra parte, spero, la possibilità di poterla continuare. Oltre via Aldomoro. Tutto questo comporterà un miglioramento qualitativo della mobilità cittadina come mai avvenuto dal dopoguerra in poi. E aumenterà la qualità della vita attraverso un aumento di qualità della mobilità. E su questo dovremmo ragionare. Ci sono i soliti soloni che mi criticano, che dicono che è tutto sbagliato, che non si farà niente.
Vedremo se è come dicono queste Cassandre o se è come dico io. Mi aggancio a questi grandi progetti che potrebbero ridisegnare la logistica di Vicenza, che prevedono anche dei, se passeranno, e dipende anche da come passeranno, prevedono dei cantieri di lavoro, quindi probabilmente ci sarà anche una ricaduta sul lavoro, per le imprese e per i lavoratori. Sì. Uso questo tramite per ricollegarmi a quello che invece oggi è un punto dolente dell'economia di quest'area, e non soltanto Vicenza, ma tutta l'area intorno. Il Veneto e Vicenza fino ad oggi esibivano la propria pulizia morale, tra virgolette, gestionale, e poi ci siamo trovati nel campo, per esempio, finanziario, e poi ci siamo trovati a dover guardare due banche, la Veneto Banca e quella più vicina a noi, la Provera di Vicenza, che non entriamo nel merito, ma che sicuramente, oggettivamente, stanno portando a perdite che sono di miliardi di euro nelle casse dei singoli azionisti. È uno scandalo, un caso, un flop che assomiglia per tipologia a quello del Monte dei Paschi di Siena, ma che comunque oggettivamente, siccome il 40% degli azionisti della Popolare sono vicentini, un po' facendo i conti della serva, sono circa 3 miliardi che prima erano nella disponibilità dei risparmiatori, degli imprenditori di vari livelli, e oggi non ci sono più, il che significa che meno denaro da far circolare per acquisti, spese e investimenti. Questo è un grosso problema, che forse stiamo parlando di persone, stiamo parlando di reati, non è compito nostro, i giornalisti sì, ma non è quello che voglio chiedere a lei adesso, ma comunque il territorio pagherà, ma guardi, dei miliardi che verranno a mancare. Direttore, indubbiamente la Banca Popolare di Vicenza, così come Veneto Banca, erano e sono state finora banche che se ne dica vicine al territorio. Banche vicine al territorio perché attraverso il sistema dei fidi sono stati accanto alle imprese, anche accanto alle famiglie. Alcune imprese non sono fallite grazie ai finanziamenti che queste banche hanno dato. Io vi vedo la medaglia, la parte positiva della medaglia. Queste banche in crisi, ed è il motivo per cui io dico sempre si faccia tutto il possibile perché non falliscano, queste banche in crisi arrecheranno un problema all'economia reale? Io penso di sì, ed è un problema questo. Così come lei dice, quei 3 miliardi... Sì, facciamo un conto a spanne, ma che sono stati bruciati da un titolo che valeva 62 euro e mezzo a un titolo che oggi vale 6 euro e qualcosa, e che probabilmente con il confronto reale del mercato potrà valere ancora meno. Questo aver bruciato il 90% di quello che possiamo dire più che un investimento era anche un investimento di risparmio per tanti. È un problema per questo territorio? Risposta, sì. Addirittura a tratti può essere addirittura un problema drammatico, perché alcune famiglie avevano pensato, o cittadini, avevano pensato che quell'investimento doveva essere così sicuro da essere poi diciamo smontabile come investimento per poter far fronte alle esigenze personali, magari della parte della terza età o della quarta età o di quando si diventa grandi vecchi e si ha bisogno di qualche quattrino per la propria vita. E oggi quei quattrini non ci sono più. E quindi se non ci sono più, il problema si può spostare addirittura a livello di assistenza sociale. E quindi è un problema che graverà sulla pubblica amministrazione dei comuni. È pesante tutto questo? Sì, è pesante. È un problema tutto questo? Sì, è un problema per l'economia, da un lato, ed è un problema per le famiglie, per le persone. È un problema addirittura che può risicare la tensione sociale? Sì, può risicare la tensione sociale, perché uno si è sentito defraudato. Le cause, a parte le indagini della magistratura, io dico purtroppo le cause sono molte, e la causa principale è stata, secondo me, sul fatto che il sistema delle banche popolari, delle banche cooperativistiche italiano, non è riuscito ad autoriformarsi, come invece altri hanno fatto. Veda le fondazioni bancarie, si sono autoriformate e hanno superato la crisi.
Qui hanno perso anni pensando che comunque si poteva restare dentro a quella bolla particolare del sistema cooperativistico, bolla che a un certo punto con uno spillo il governo con quel decreto ha fatto scoppiare. E lì è successo il dramma. Teniamo presente, direttore, che chi aveva investito 10 anni fa in un'azione delle grandi banche, di Banca Intesa, attenzione che poi in realtà gli si sono bruciati comunque l'80% di quell'investimento in borsa, ma ciascun risparmiatore aveva in qualsiasi momento la possibilità di acquistare, di vendere, di riacquistare, eccetera. Qui non era così. Quindi è un sistema in crisi che nel Veneto e nel Vicentino provocherà problemi. L'unica questione su cui le faccio una seconda domanda. Lei è un attento osservatore di fatti. Noi nel nostro piccolo stiamo pubblicando l'elenco dei primi 999 soci, non perché siamo bravi, è un elenco disponibile, quindi non è, certo, non è uno scoop. Chi vuole lo può ottenere con estrema facilità. Lo dico perché a fronte di 117.000 soci, parliamo di Popolare di Vicenza, i numeri sono più piccoli, ma analoghi per la Veneto Banca, ma è un po' più distante anche se tocca anche Vicenza. A fronte di quei 117.000 soci che hanno perso denaro, investimenti e così via, di cui un 40% sono vicentini comunque, ci sono questi 999 che noi di cui stiamo pubblicando i nomi e le azioni che hanno, non certo per metterli alla berlina, ma per fare il nostro dovere di dire attenzione che hanno perso soldi i risparmiatori, la vecchietta, il signor Nani, ma hanno perso anche soldi, certo, quei signori che magari avevano più risparmio, avevano soldi da investire, perché l'ultimo nell'elenco del 999 aveva sulla carta più di 600.000 euro, quindi parliamo di ricchezze che magari potevano essere investite in imprenditoria. Certo. Siamo convinti, siamo sicuri che questa sia una grossa perdita per il territorio. Lei, dal suo punto di osservazione, la soluzione non potrà mai essere unica. Quali soluzioni si possono prospettare perché il territorio assorba questo grosso flop? Magari riuscissi a dare una risposta. Io peraltro non sono certo un banchiere né un esperto in questa materia. Dico però che accanto a quella situazione drammatica anche in cui alcune persone, soggetti, si sono venuti a trovare, c'è la situazione di aziende che perdono patrimonio che avrebbero potuto girare lavoro, investire. Quindi può darsi che qualche azienda addirittura abbia preso un tale colpo da far fatica a continuare. Quindi qual è l'auspicio? L'auspicio è che proprio non si sia perso tutto, che alla fine questa banca riesca comunque ad alzare la testa, il sistema, diciamo, di controllo interno cambierà radicalmente diventando una SPA, ma che comunque, siccome questo è un territorio non povero, ci sia la possibilità di una molla di ripresa. Questo me lo auguro veramente. Si riallaccia al discorso delle banche la gestione delle aziende pubbliche, private, cooperative, come ha detto, e si riallaccia, uso una parola che oggi forse è un po' per lei abituale pronunciarla, ma la questione morale. C'è anche una questione morale a capo di certe aziende o di certi enti, sono persone che poi nel tempo si stanno dimostrando non all'altezza, perlomeno nei fatti. E a breve sono previste una serie di nomine, non parlo di quelle che non sono di sua competenza, ma parlo di quelle in cui comunque il comune e quindi lei o la provincia avranno un peso specifico. Ecco, come affronterà lei la valutazione di rinnovi di cariche? Allora, guardi, direttore, innanzitutto io mi farò guidare da questo principio. Il bene di ciò che andiamo ad amministrare. Faccio un esempio, la fiera. La fiera oggi si trova a dover competere con colossi a livello internazionale. La fiera di Las Vegas, che si trova in località con capacità di accesso, di mobilità completamente diverse da quelle di una piccola città. Io devo guardare a fare in modo di non creare problemi per l'obiettivo principale, che è
il patrimonio e il lavoro che dipende dal sistema fieristico. Poi mi devo far guidare anche da un principio morale che evidentemente deve far sì che chi amministra patrimonio pubblico abbia determinate caratteristiche. Queste due cose messe insieme, ecco, mi farò guidare da questo. Ho superato momenti difficili nel passato, spero di poter superare anche questi in raccordo con i soci. Guai se dovessimo con gli altri soci, che pur essendo soci minori rispetto in questo caso a Comune e Provincia, però hanno una loro forza. Guai se dovessimo dividerci, guai se dovessimo impoverire sul piano internazionale, anche solo per una virgola, la fiera, perché sono equilibri instabili. E poi rientro anche nel discorso del rilancio dell'economia locale, proprio il discorso è anche abbastanza ampio. Un'ultima domanda, così la lasciamo ai suoi impegni e io posso rincorrere il mio autobus sperando che lei abbia successo per questa tavola anche che dissi. Speriamo. Ecco, la città più che io, perché io passo la città. Quando dico lei intendo il primo cittadino di questa città, esatto. Non lei persona. Fra due anni termina il suo mandato, lei più volte ha detto che non ci sono ripensamenti, al di là della legge attuale che comunque non consentirebbe ripensamenti, certo. Sarà un gioco di noi giornalisti ogni tanto tornare sull'argomento, perché capisco. Lei qualche volta ci aiuta anche con qualche battuta a tornarci, ma questo fa parte anche del gioco simpatico delle parti. Ma in questa situazione io drammatizzo, ma non per drammatizzare, di sbando di riferimenti nella città e nel territorio, una banca che comunque avrà riferimenti diversi, una Confindustria che comunque esprimerà, al di là di chi sarà al vertice, una realtà industriale meno e produttiva, perché non è soltanto industria, meno importante di prima. Perdere un riferimento della sua esperienza, lei sa che non sono sempre tenero nei suoi confronti, perdere potrebbe essere un danno laddove non si trovassero figure che oggi non si vedono, magari compariranno, perché possa prendere in mano una Vicenza e una provincia che oggi potenzialmente hanno più problemi di quelli che lei aveva 8 anni fa quando è tornato in ballo in questa zona. Non so se non la voglio tirare per i capelli in una nuova candidatura che oggi tecnicamente non c'è e fino a che non sarà possibile non ne parliamo, però si sente questo dovere morale di fronte a una città che guardi, oggi non ha figure di riferimento. Innanzitutto io sento questo dovere, onorare l'impegno, onorare fino all'ultimo minuto l'impegno che io ho assunto con la città quando ho accettato di fare il sindaco nel 2008 e quando mi sono riproposto nel 2013. Quindi io non sarò un mezzo sindaco da qui al 2018, sarò il sindaco. Assumerò iniziative, decisioni di governo davanti al Consiglio Comunale, davanti alla città, con le dovute discussioni, ma andrò avanti fino all'ultimo minuto quando depositerò la penna. Depositerò la penna. Quindi non ci sarà il semestre bianco? Sì, non ci sarà il semestre. Depositerò la penna? Sì, la depositerò. Farò un grande respiro, perché spero che aumenti la qualità della vita anche mia. Chi ha visto in me una figura di poco conto, che prima va via e meglio è, sarà felice. Chi invece pensa che io qualcosa in questi anni abbia fatto nella città, assicurando una guida, credo, abbastanza solida, avrà un momento di così. Però, attenzione, dopo di me, meglio di me. Ed esiste il meglio di me? Sì, esiste il meglio di me. Io la ringrazio, le auguro buona Pasqua e speriamo che nell'uovo di Pasqua, che simbolicamente andrà comunque ad aprire con qualche nipote, ci sia qualche bella sorpresa anche per lei, no? Grazie, speriamo. Buona Pasqua.